Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, questa volta vi voglio parlare di letteratura di viaggio, perché io sono un'accanita lettrice e sostengo che i libri aprano la mente, i viaggi aprono la mente, i libri di viaggio aprono tantissimo la mente. E questa volta vi voglio parlare dell'ultimo libro da me letto, che parla di un cammino, di un lungo, lunghissimo cammino, scritto da Robin Davidson, una donna, una storia vera. Si tratta di Orme o Trax. C'è anche il libro e io adesso ve ne parlo, ve lo faccio conoscere. Ora, Robin è una ragazza che nel 1977 decide di percorrere a piedi il deserto australiano da Alice Springs all'Oceano Indiano, con la compagnia di 4 cammelli e un cane. I cammelli che userà solo per ausilio del trasporto di bagagli, non per cavalcarli, quindi non per aiutarsi nel suo cammino, ma proprio come compagnia, idem il cane, non è che lo sfrutta in qualche modo, è sola pure semplice compagnia. E insieme faranno ben circa 2700 chilometri a piedi in condizioni abbastanza estreme, che poi verranno raccontate in più o meno diretta da un giornalista, Rick Rick Smolan, che è un giornalista dei tempi del National Geographic, che la segue periodicamente, la va a trovare, eccetera, segue tutto il suo cammino attraverso questo deserto e lo racconta sulla rivista, di cui la rivista National Geographic, appunto, dove la Robin scrive tutt'oggi. Appunto, come vi dicevo, è una storia vera. Lei dice di aver sostenuto questo bellissimo viaggio per se stessa, per superare le proprie difficoltà e per portare a termine una grande, grandissima impresa, ma proprio per se stessa, senza un altro scopo, per ritrovarsi, per piano piano poi lascia andare tutti i cliché imposti dalla società, si spoglia anche letteralmente di tutte le imposizioni della società e compie così il suo cammino, il suo grandissimo, enorme cammino. È molto bello questo libro perché lei appunto porta a termine un grande sogno, non vi sto spoilerando niente perché è una storia molto famosa, porta a termine questo suo grande sogno e lo fa, in questo libro viene descritta ogni singola difficoltà che lei dovrà affrontare, dalle più piccole alle più grandi, tutta la preparazione, tutto quello che lei chiama il tirocinio per arrivare a fare questa impresa, e quindi è proprio annotato ogni singolo sforzo. Non è che lei ha fatto una cosa, boh, sono figa. Lei proprio parla di ogni singola difficoltà che ha dovuto affrontare, il che rende il racconto molto molto intenso. Mi piace tanto questo libro perché intanto è scritto molto bene, poi funge anche da critica sociale di quegli anni, anni in cui era nettamente delineata la differenza sociale tra bianchi e aborigeni, quindi funge anche da strumento di denuncia del tempo. Però oltre appunto ad essere scritto molto molto bene, parla di questa pulizia mentale che lei fa camminando attraverso il deserto, e poi la cosa interessante che si vede soprattutto verso la fine è che lei l'ha fatto per se stessa e quindi non si aspettava questo successo mediatico che è derivato appunto da un percorso che lei ha fatto per sé, semplicemente ha fatto una cosa che sognava da tempo e che la faceva stare molto bene, e ne è derivato un grandissimo successo mediatico che l'ha anche messa un po' in difficoltà, e io me la sento vicina in questo, cioè non ho questo successo mediatico alla National Geographic, però da ragazza che ha inseguito i propri sogni, ha abbandonato un po' alcuni cliché della società ed è stata poi travolta da un piccolo successo, comunque una serie di eventi, io me la sento vicina e mi ci sono un po' rivista in quello che lei dice. Ecco, questo libro io sono piena di orecchiette, ho fatto tantissime orecchiette perché tanti passaggi, tante cose che lei racconta io le ho sentite proprio mie. Ecco, quello che non mi piace tanto di questo libro è che è un libricino, cioè un libricino, sono circa 260 pagine,
però è molto lento, è molto descrittivo, si perde nei dettagli, è lento, lento da morire, io l'ho abbandonato, ripreso, e, cioè non è un racconto pieno di colpi di scena, travolgente, è una storia intensa e interessante di per sé, quindi non ha bisogno di essere romanzata all'inverosimile, è anche appunto un racconto che porta a pensare e a riflettere, però è molto lento e maledettamente descrittivo, perché la foglia non è verde, la foglia è verde, maculata, sfaccettata, sfumata, e sti cazzi. Tuttavia consiglio questo libro, Orme o Trax, a chi ha bisogno di ritrovarsi, di riscoprire se stesso, di un percorso proprio introspettivo, un viaggio nel proprio io. Soprattutto per riscoprire un po' la propria forza interiore e che sia anche come monito a non abbattersi alle prime difficoltà, alle prime, le seconde, le terze difficoltà della vita, ma piccole o grandi che siano, volute o no, andare sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, continuare a camminare e arrivare alla fine del percorso a testa alta. Bene, io vi ho detto che cosa ne penso, fatemi sapere se volete altri video di questo tipo, in queste pillole di lettura di viaggio, e vi lascio il link per acquistarlo se volete di Amazon sotto in descrizione e fatemi sapere se lo leggete poi il vostro parere, lo aspetto, ok? Ciao e buona lettura a tutti!